Ciao ragazzi, bentornati. Oggi nuovo video, continuiamo a parlare di tecniche verticali e oggi parleremo dell'inciuco. Si tratta di esche ibride metalliche e siliconiche che alla fine del boom del vertical jigging classico ha dato quella svolta in più nelle tecniche verticali. Dall'inciuco poi sono nate tutte le altre evoluzioni quali il Kabura, il tie rubber e tutte le altre esche. Unisce la naturalezza delle esche tipo il tie rubber a una pesca di reazione che può essere quella fatta con i metal jig. Con l'inciuco possiamo prendere praticamente tutti i pesci di fondali, dal padro, pagelli, dentici, cernie, scorpani, musdee, ci possiamo veramente divertire. È un'esca che, nello specifico oggi, voglio far vedere una grossa novità della Tony Lures, che è il Power Inciuco, un inciuco pesante 220 grammi, ed eccolo qui. È un inciuco molto particolare perché la parte in piombo è scorrevole. Questo ci permette di avere sull'esca un movimento davvero particolare e naturale. Inoltre, in fase di abboccata, essendo scorrevole, noi riusciremo a ferrare direttamente sulla bocca del pesce. È disponibile in 4 colorazioni. Tutte le esche della Tony Lures, vi ricordo, le potete trovare e visionare sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram di Tony Lures. Adesso vediamo come è andato in pesca il Power Inciuco della Tony Lures. Cazzo, slamatona! Cazzo, slamatona! Eccolo qua di nuovo! Sì! Ce l'ho! Ce l'ho! Super pesce subito! Dopo la prima slamata! Nuovo inciuco della Tony Lures! Si vede, eccolo, inizio a vederlo. Vediamo un po'.
Eccolo qua, il nuovo Inciko, il Power Inciko della Tony Lures. Bel pesce. Sì. Bene ragazzi, questo video è terminato, ci vediamo alla prossima, ciao!